Significa che abbiamo bisogno, per ritrovare un'identità forte, di aprirci e di ritrovare credibilità con quei mondi che non si sono più sentiti rappresentati in questi anni. Penso al mondo del lavoro, penso a quello del terzo settore, dell'accoglienza, della scuola. Ecco, per farlo dobbiamo costruire un ponte tra le migliori energie che il Partito Democratico già esprime nei territori e chi si è sentito schiacciato fuori. Ecco, molti dei ragazzi e delle ragazze impegnati nella politica universitaria oggi ci hanno espresso questa esigenza, quella di ritrovare una casa comune. Noi siamo qui esattamente per fare questo, non per offrire posti, ma per provare a costruire insieme un posto nuovo dove risentirci tutte e tutti a casa. Si parla purtroppo di autonomia differenziata perché Calderoli, con una forzatura che ha visto scavalcare i luoghi del confronto con le regioni, la conferenza unificata e la conferenza delle regioni, ha mandato direttamente alla presidenza del Consiglio un disegno di legge che dobbiamo rigettare con forza, perché è un disegno di legge che fotografa e perpetra i divari territoriali e le diseguaglianze esistenti, e non lo possiamo accettare perché non abbiamo bisogno di dividere ulteriormente questo paese, semmai abbiamo bisogno di riunificarlo. E quindi io credo che sia stata una forzatura, gli abbiamo chiesto di ritirare e anche di non procedere su questa strada di far fissare i livelli essenziali di prestazione, che, lo voglio dire, sono diritti fondamentali delle persone. Parliamo di sanità, accesso alle cure, parliamo di trasporto pubblico locale, parliamo di accesso all'istruzione. Di questo, su questo ci siamo confrontati con le ragazze e i ragazzi che abbiamo incontrato oggi. Ecco, questi sono diritti fondamentali, non possono essere approvati da commissioni istituite dal governo attraverso un DPCM. Proponiamo di ridare voce alla base del partito, quella che anima i circoli, i militanti, che troppo spesso, quando poi c'è da prendere decisioni sulle liste, ad esempio, viene schiacciata e non viene più ascoltata. Ecco, noi vorremmo rovesciare questa piramide e innovare anche il metodo di selezione di una nuova classe dirigente dentro al partito e sui territori. Anzi, io ho detto dall'inizio che noi tornavamo per portare un contributo di idee, ci candidavamo a cambiare questo partito, ci candidiamo a cambiare questo partito, ma qualunque sarà l'esito del congresso, che vinceremo, bisogna lavorare insieme il giorno dopo, e quindi questo varrà anche qualora non dovessimo vincere. Beh, in realtà stiamo tenendo insieme i due piani, anzi, mando un abbraccio a tutte le militanti e i militanti che stanno portando avanti una campagna elettorale difficile a fianco di Alessio D'Amato, il nostro candidato, a cui rifaccio un grande in bocca al lupo. Sta costruendo una bella coalizione e un bel progetto per proseguire nel solco dell'ottimo governo di Nicola Zingaretti. Quindi io credo che, tenendo insieme queste due cose, ci prendiamo naturalmente il tempo anche di fare una riflessione necessaria dopo la sconfitta del 25 settembre, perché abbiamo bisogno di ridare un'identità chiara al Partito Democratico, per noi basata su tre grandi sfide: quella delle diseguaglianze che sono aumentate, quella dei cambiamenti climatici che vanno affrontati con urgenza e quella di ridare dignità al lavoro.